Buongiorno a tutti e ben ritrovati alla regola della sostenibilità, l'appuntamento di approfondimento del lunedì con Fra Italo Sant'Agostino. E Tony, buongiorno a tutti, ben ritrovati su Padre Pio TV, il network della sostenibilità cristiana per parlare di sostenibilità. Oggi è lunedì santo, Fra Italo, quindi abbiamo inaugurato così, ma probabilmente già da ieri, quella che è una delle settimane più importanti dell'anno liturgico per la Chiesa Cattolica, sicuramente una di quelle settimane che ci spinge di più a riflettere sui tanti temi che caratterizzano l'esistenza umana, un'esistenza umana che, come ricordiamo sempre nel corso del nostro programma, è strettamente connessa all'ambiente in cui viviamo. Sì, la Pasqua che arriva dopo, penso, una bella quaresima quest'anno, credo sia stata vissuta in maniera intensa dopo tutti anche gli avvenimenti drammatici. Il Papa ieri non ha tenuto l'omelia e questo suo silenzio è un silenzio che tutti un po' ci portiamo dentro, no? Un silenzio che nel traffico di ogni giorno comunque ci fa sapere che, insomma, dobbiamo un po' impegnarci un po' di più, ritornare al Signore. Sì, sono effettivamente giorni, mesi molto, molto particolari quelli che stiamo vivendo, per cui è giusto tenere alta la guardia, il livello di attenzione sulle cose che ci circondano e riflettere adeguatamente su tutto. Noi ci auguriamo che questa sia una parentesi utile in questo senso qua, e lo sarà sicuramente anche oggi, tanti contenuti che condivideremo con voi, una ricca prima pagina di news e poi riprenderemo il filo che avevamo iniziato a srotolare lunedì scorso con la direttrice editoriale di Terre di Mezzo, Miriam Giovanzana, che è l'artefice, tra le artefici della fiera sulla sostenibilità più importante in Italia, Fa la cosa giusta, che si è conclusa soltanto ieri, per cui nel collegamento che avremo con lei tra pochi istanti ci racconterà come è andata. Poi ritorna il salotto delle riflessioni della comunità Laudato Si di San Giovanni Rotondo e chiuderemo con un'intervista speciale ad uno dei protagonisti del docufilm Food for Profit, di cui si fa tanto parlare in questi giorni, dedicato al tema delle coltivazioni, degli allevamenti intensivi. E poi un po' di news adesso. Un po' di notizie, perché come la Settimana Santa ha le sue giornate, lunedì santo, vivremo il giovedì santo, ecco, anche la liturgia della sostenibilità ha le sue giornate. Vi parleremo anche un po' di queste, della giornata mondiale dell'acqua, per esempio, che si è vissuta il 22 marzo scorso. Lo slogan di questa giornata è stato Acqua per la pace. Ritorna il tema, insomma, della pace, perché una riflessione che faceva da sottofondo a tutto quanto è che l'acqua può creare pace oppure anche scatenare dei conflitti quando è scarsa o quando è inquinata. Quando le persone non hanno accesso equo o nessun accesso affatto alle risorse idriche, le tensioni possono crescere tra le comunità e i paesi. I dati ci dicono che più di 3 miliardi di persone nel mondo dipendono da risorse idriche che attraversano i confini nazionali, quindi devono attingere acqua dal di fuori. Eppure solo 24 paesi, pensate un po', hanno accordi di cooperazione per tutte le loro risorse idriche condivise. Con l'incremento degli impianti, dei cambiamenti climatici, la crescita demografica, c'è veramente un urgente bisogno all'interno di questi paesi di unirsi per proteggere e conservare la nostra risorsa più preziosa. Vedi, c'è tanta acqua, però se non c'è anche tanta comunione è come non averne. E poi i cambiamenti climatici di cui facevi cenno sono un po' sotto gli occhi di tutti, e i dati che più volte ci vengono condivisi dagli organi di stampa li riusciamo a riscontrare quotidianamente, insomma, per cui il tema dell'acqua è sicuramente un tema cruciale. E ci sono dei consigli che anche noi possiamo mettere in pratica per risparmiare un pochino sull'acqua, meglio gestirla con più criterio. Ecco, questa è una parte importante. Sì, questi ci vengono dall'ARPAT, che è l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana. Allora, sulla scia di questa giornata mondiale dell'acqua ci hanno dato dei consigli. Il primo è risparmiare l'acqua in bagno.
quello classico che l'abbiamo detto e ridetto, quando ci laviamo i denti chiudiamo il rubinetto. Però non c'è solo questo. Possiamo per esempio optare per una bella doccia piuttosto che un bagno, perché il bagno richiede più consumi, a meno che la doccia non sia poi più lunga del lungo, quindi anche su questo conviene moderarci. Quando ci insaponiamo magari anche lì chiudiamo il rubinetto. Se non fa troppo freddo, poi ognuno sa il riscaldamento di casa propria. Un altro risparmio può avvenire proprio quando si lava la frutta e la verdura, evitando di lasciare quell'acqua che scorre, ma cercando magari di riempire una bacinella e lasciare dentro a modo le cose. Lo stesso quando si scongela. A volte si leva la carne dal frigorifero, la si lascia sotto quell'acqua che scorre. Ebbene, quello è anche uno spreco. Per lavare frutta e verdura, ricordiamo, basta aggiungere anche un cucchiaino di bicarbonato. Fa il suo effetto. Esatto. Per quanto riguarda anche le stoviglie, ovviamente utilizziamo solo quelle necessarie, con l'accortezza di lavarle possibilmente in lavastoviglie, ma solo a carico pieno. Quindi non facciamo che mettiamo due posate lì dentro e poi facciamo partire il lavaggio pieno, perché a noi non sembra, ma poi lì dentro è uno spreco di energia e di acqua, possibilmente verificando che i nostri elettrodomestici siano dei più aggiornati per risparmiare meno energia. Eh sì, perché è stato scientificamente dimostrato, con mia sorpresa anche, che il lavaggio in lavastoviglie consente di risparmiare più acqua del lavaggio normale con il rubinetto. Perché c'è un filtraggio e un riciclo. E poi attenzione a quel rubinetto che gocciola, magari è lontano dalla camera da letto, quindi non ci accorgiamo del plink plink e non ci disturba, però goccia dopo goccia, immaginiamo la stessa cosa che si ripete in milioni di case, esatto. È veramente tanta acqua che viene gettata, quindi un pochino di occhio anche a questo fa piacere. Ed è giusto, poi riutilizziamo se abbiamo quei deumidificatori, quegli apparecchi possono darci l'acqua per il ferro da stiro, perché è già demineralizzata, insomma piccole accortezze che possono fare la differenza, perché proprio come dicevi tu le dobbiamo moltiplicare per le centinaia di migliaia e milioni di abitanti e popoliamo l'Italia, nel nostro caso l'Europa, piuttosto che gli altri continenti. Avevamo altre notizie, ma non so se abbiamo il tempo. Magari ci riserviamo qualcosa anche per la prossima settimana, e quindi direi di fermarci un attimo per la pubblicità e poi ci ritroviamo insieme con la prima ospite di oggi. A dopo. Eccoci di nuovo in diretta, il tempo soltanto di tirare un attimo il fiato, e come preannunciato è con noi in videocollegamento la direttrice editoriale di Terre di Mezzo, ente organizzatore della fiera dedicata alla sostenibilità Fa la Cosa Giusta, Miriam Giovanzana. Buongiorno Miriam, ben ritrovata. Buongiorno Miriam, benvenuta. A tutti voi, bentrovati, grazie dell'ospitalità dopo 3 giorni. Noi da studio non ti sentiamo, non so se hai il microfono bloccato oppure non c'è ritorno di audio in studio. Ok, riproviamoci allora. Buongiorno Miriam, ben ritrovata su Padre Pio TV. Buongiorno a voi. Come stai, tutto bene? Allora, molto bene, un po' senza voce perché dopo 3 giorni di fiera e di grandi incontri, ma anche di tanti abbracci e di tante parole, davvero la voce è quella che se n'è andata prima. Allora ecco perché non sentivamo, era la voce un po' consumata dalla fatica di questi giorni, però raccontaci un pochino. La voce forse è un po' bassa, ma si percepisce dal tuo volto la soddisfazione di un'edizione che pare sia andata molto molto bene. Allora, sì, ce ne siamo accorti fin dalla prima giornata, il venerdì. Direi che in questi 3 giorni a Milano è tutto quello che poteva succedere un po' di avverso e di avversità è capitato. Abbiamo avuto gli scioperi dei mezzi pubblici il venerdì, gli scioperi dei treni a livello nazionale ieri, c'era la Stramilano in città, c'erano le giornate del FAI. Eppure la 20ª edizione di Fa la Cosa Giusta ha raccolto quasi 40.000 presenze in 3 giorni, e la soddisfazione è molta, soprattutto la sensazione che abbiamo 20 anni fa avevamo visto giusto, e c'è bisogno di uno spazio di questo genere per incontrarsi, ragionare insieme, scoprire le storie di produzione
e di consumo che aiutano questo mondo ad andare avanti in maniera più giusta. Correggimi se sbaglio, io ho una percezione personale che ho rispetto a questi temi è che quando ne parlavamo tanti anni fa eravamo un po' voce di uno che grida nel deserto, invece oggi c'è più consapevolezza e senza dubbio eventi come il vostro aiutano a moltiplicarla e a condividerla, quindi c'è anche un po' più di soddisfazione da parte di chi organizza questo tipo di eventi. Allora, mi chiedo se la parola giusta sia la parola soddisfazione, in effetti. Ti racconto questa piccola riflessione che facevamo proprio in questi giorni. Come sai, abbiamo preparato un glossario che ha accompagnato questa edizione, 80 parole. In 80 parole abbiamo provato a descrivere come è cambiato il mondo della sostenibilità in questi 20 anni. E ci siamo resi conto che, per esempio, 20 anni fa, un'espressione che non usavamo era quella dell'emergenza climatica, della crisi climatica. E i temi erano già ben evidenti, da quelli del consumo delle risorse, a quello dell'inquinamento, a quello della plastica. Eppure, appunto, quell'emergenza climatica che pure avremmo potuto leggere, che già il Club di Roma aveva letto negli anni 70, non l'avevamo ancora messa così a fuoco. Oggi ce l'abbiamo davvero tutti presenti agli occhi, ce ne rendiamo conto. Forse però quello che abbiamo logorato in questi 20 anni è la speranza di poter incidere e la capacità di vedere qual è la connessione tra le scelte quotidiane, quelle piccole e anche quelle grandi, istituzionali, e appunto il mondo in cui viviamo. Quindi la soddisfazione è per, ma è anche questa un po' messa alla prova dall'urgenza che tutti noi viviamo. Abbiamo messo a fuoco i temi, abbiamo bisogno di crederci. Appunto, sai, parlando di temi, ma anche partendo proprio dal titolo, dallo slogan, che fa la cosa giusta. Al giorno d'oggi, anche vedendo il cammino che avete fatto, la cosa giusta poi qual è per ognuno? Allora, è un problema di fede, come dicevo prima, di connessione tra le parole che usiamo, i sogni che abbiamo, i valori e le nostre vite quotidiane. Credo che la cosa davvero giusta noi non l'abbiamo mai definita, non abbiamo mai voluto definirla e diciamo sempre vogliamo camminare con tutti coloro che credono nella possibilità di camminare verso un orizzonte di maggiore giustizia, di maggiore equità ambientale e sociale. E quindi camminiamo con i grandi e con i piccoli, ci siamo trovati a incrociare il nostro cammino con alcune grandi aziende e con tantissime piccole aziende. Ognuno ha una sua storia e una sua strada e anche i suoi compromessi e anche forse i suoi tradimenti, ma quello che ci interessa di più è non condannare, ma appunto sostenere la speranza. E forse la cosa giusta ha a che fare con le relazioni. Noi sappiamo, abbiamo imparato che da soli e isolati possiamo fare quasi nulla. L'importante è davvero camminare con chi abbiamo accanto. Grazie, grazie Miriam. Oggi la sostenibilità è un termine assolutamente trasversale che tocca un po' tutti i campi della nostra esistenza e voi durante questa edizione, come del resto sempre, avete creato molti spazi di riflessione con diversi temi, diversi ospiti e interlocutori per appunto andare a tutto campo, su quelle che sono le varie declinazioni del termine sostenibilità. Secondo te, qual è, ecco, quel tema più cruciale nei giorni che stiamo vivendo, in quest'anno particolare? Beh, è il tema con cui abbiamo aperto la fiera e su cui abbiamo invitato a intervenire il Cardinale Zuppi, credo che il tema che più ci riguarda e che ha a che fare con la sostenibilità delle nostre vite è il tema della pace o è
ma viviamo già in una colonia di guerra. I passi che faremo ci manterranno sul fronte della pace o sul fronte del conflitto. In questo tutti i singoli passi, quelli nelle vite personali e quelle nelle relazioni tra gli stati. Abbiamo di fronte le elezioni del Parlamento europeo tra qualche mese. Bene, io credo che voterò per chi sosterrà apertamente il tema della pace, il tema della ricerca della pace. Questo è il tema più urgente anche in ambito di sostenibilità. La produzione di armamenti, i conflitti provocano drammi umani, vittime e sofferenze inaudite, ma provocano anche una sofferenza inaudita a livello ambientale, un inquinamento che pagheranno le prossime generazioni. E questo è ingiusto profondamente. A te, Fraitolo. Vedevo prima che c'erano dei giovani che scrivevano su un muro e gli veniva chiesto che cosa per te è l'essenziale. C'è stato poi un resoconto su che cosa sia l'essenziale per l'opinione comune, c'è stato poi alla fine un discernimento. Ah, non ancora. Abbiamo fotografato quella grande parete, la fiera l'abbiamo chiusa ieri sera, quindi da poche ore abbiamo festeggiato. E poi siamo ritornati al lavoro da pochi minuti, devo dire. E abbiamo fotografato quella parete che era alla fine della fiera di fare la cosa giusta e abbiamo chiesto a ognuno se voleva aggiungere un pensiero, un motto, un'idea, una parola. E come avete visto, quel muro si è riempito di parole, poi tireremo un po' la conclusione. Forse una delle parole ricorrenti, ieri sera sono passate tanti e ci sono molti nomi, ma una delle parole ricorrenti è la parola amore, quindi è interessante questo aspetto. Che cos'è per te l'essenziale, le relazioni, l'amore? Grazie Sei ben Miriam. Poi incoraggiato a farlo. alla fine, ecco, dovremmo ritornare sempre a quel termine, fonte di tutte le cose buone, al contrario appunto della guerra. E abbiamo parlato in lungo e in largo di fa la cosa giusta per celebrare giustamente anche questo 20° anniversario che è davvero un gran bel traguardo. In chiusura però ti vorrei chiedere una parola su Terre di Mezzo, che è l'ente organizzatore dell'evento, di cui tu sei direttore editoriale, per cui raccontaci brevemente che cos'è Terre di Mezzo e come possiamo fare per rimanere appunto in contatto con voi anche durante tutto il resto dell'anno? Allora, intanto mi preme ringraziarvi di tutta l'attenzione che ci avete dedicato e dell'accompagnamento. Facevamo due compleanni tondi, i 20 anni di Fa la cosa giusta e i 30 anni della casa editrice Terre di Mezzo. Terre di Mezzo è una casa editrice, produciamo libri soprattutto per i bambini e i ragazzi e poi per i camminatori, per chi vuole fare vacanze all'aria aperta, ma anche vuole rimettere i propri piedi sulle antiche vie di pellegrinaggio da Santiago alla Francigena a Gerusalemme. Quello che posso condividere con voi è che come mai, una domanda, come mai un editore, come siamo noi, che ha base a Milano e che è sul mercato da 30 anni, che nasce da un giornale di strada, quindi in un certo senso noi diciamo siamo nati sulla strada, come mai un editore organizza un evento come Fa la cosa giusta? Ecco, Fa la cosa giusta nasce da alcuni libri di inchiesta che abbiamo pubblicato dagli anni 2000 e quindi nasce dalla nostra attività giornalistica e editoriale, ma la cosa interessante è che, io lo dico spesso, magari mi avete già sentito ripeterlo, per noi la fiera è una narrazione, una grande narrazione in 3D, in tre dimensioni. Tutto il nostro lavoro, sia come editore, sia come giornale, quando abbiamo cominciato, sia con gli eventi che raccontiamo. Quello che facciamo è rendere visibile ciò che per noi spesso è scontato, ovvio o invisibile, e lo facciamo in diversi modi, qualche volta facendo i libri, spesso facendo i libri per ragazzi, qualche volta appunto facendo eventi come Fa la cosa giusta, che sono mirati ad alcuni settori specifici, in particolare ai temi della sostenibilità.
Bene, grazie Miriam per essere stata con noi anche oggi, per aver condiviso questi temi così importanti e per averci ricordato che un libro è sempre un buon compagno di viaggio, fra Italo. Un libro è anche una fiera perché questo modo di incontrarsi nello stesso luogo fisico ha un grandissimo valore che secondo me è urgente riscoprire. È bello stare insieme, guardarsi negli occhi, anche gridare e perdere la voce, ma farlo gomito a gomito. È vero, ebbene sì. Bene, allora Miriam, noi ti auguriamo non solo buon proseguimento di giornata, ma anche buon proseguimento di lavoro, già che ce n'è davvero tanto bisogno del vostro lavoro, per cui grazie e ancora tanti auguri per i vostri compleanni. Grazie a voi. Bene, allora Fra Italo, noi adesso ci fermiamo ancora una volta per qualche istante, ma torneremo presto in vostra compagnia perché ritorna questa settimana il Salotto delle Riflessioni a cura della comunità Laudato Si', per cui daremo la linea anzi, la diamo già Già adesso. da adesso. Diamo già da adesso la linea a Maria Stella Alemanno e Anna Paola Biceglia, Restate con noi. che hanno un ospite speciale, lo scoprirete presto. Buongiorno a tutti, grazie Tony e grazie Fra Italo e benvenuti a tutti in questo spazio curato dalla comunità Laudato Si'. Siamo nella Settimana Santa, abbiamo con noi anche oggi Anna Paola, che salutiamo. Ciao a tutti. E oggi però abbiamo un ospite particolare che ci ha raggiunto in collegamento ed è Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Russo, ecco lo vediamo qui, che è il vescovo di Altamura, Gravina, Acquaviva delle Fonti. Buongiorno e grazie per essere con noi. Buongiorno a voi, è un piacere stare con voi e trascorrere qualche minuto insieme. Grazie. Noi abbiamo pensato di invitarla in questo nostro spazio proprio perché volevamo dare un tocco particolare a questo approfondimento legato all'enciclica, però nel giorno, appunto nel lunedì santo in cui inizia la settimana santa, una settimana piena di riti, la settimana centrale per ogni cristiano, no? Giovedì inizierà il Triduo Pasquale. Proprio questo è quello che volevamo chiederle, Monsignor Russo. Giovedì inizia il Triduo Pasquale con la celebrazione in Cena Domini, che è appunto forse la celebrazione più ricca di simboli, no? Di rimandi. E sappiamo che lei è particolarmente ferrato nella liturgia e sicuramente potrà dirci qualcosa in merito a questo, perché sebbene ogni anno ci capitiamo, ci soffermiamo, ci riflettiamo su questi momenti, però sempre ci sono delle cose nuove che possiamo scoprire. Vuole parlarci un po' di questo Giovedì Santo che tra qualche giorno vivremo? Sì, volentieri. Non è che io sia ferrato nella liturgia, è che sono innamorato della liturgia. E questo evento è accaduto sorprendentemente quando ho cominciato a lavorare presso la Conferenza Episcopale Italiana. Io mi sono occupato dell'edilizia di culto, ma proprio in ragione di questo particolare ambito, ho ascoltato progressivamente sempre di più la voce di molti liturgisti italiani, veramente molto preparati, molto competenti, molto appassionati, e con loro ho scoperto la bellezza della liturgia e della celebrazione quando è intesa in senso sano, corretto. Il Giovedì Santo, parliamo ovviamente del Triduo Pasquale, appunto, inizia con questa messa in Cena Domini. E vorrei dire due parole su questa celebrazione, mutuandole dalla lettera circolare che il Santo Padre ha donato alla Chiesa qualche anno fa, si chiama Desiderio Desideravi. Mi sembra che si possano sottolineare tre aspetti, tre punti di questa cena. Intanto che Gesù desidera ardentemente quella cena, lo dice chiaramente ai suoi discepoli, quanto ho desiderato fare questa Pasqua con voi.
il desiderio di Gesù viene prima di ogni celebrazione, prima di ogni nostro desiderio. E questo desiderio di Gesù rende quella cena unica nella storia. In quella cena si assiste come ad un'esplosione di vita e di salvezza. Certo, siamo in una cornice drammatica. Gesù sta per essere tradito, sta per essere consegnato nelle mani dei soldati e di lì comincerà la sua passione inaugurata con l'agonia nel Getsemani. Quindi è una cornice di dolore, di timore, di paura. Da lì in poi i discepoli si scapperanno via, si rinchiuderanno nelle loro case. Quella cena però apre appunto alla salvezza e alla vita. È un'esplosione di vita. Quella cena accade ancora in ogni Eucaristia. Questo è il primo punto. Il secondo punto, dice il Papa, se noi fossimo giunti a Gerusalemme agli inizi della Chiesa, avremmo potuto conoscere Gesù solo attraverso le parole e i gesti dei suoi, cioè attraverso la celebrazione, poiché Gesù aveva detto loro: fate questo in memoria di me, farete questo in memoria di me. Allora celebrare, vivere quella cena, a modo ovviamente, è ancora la maniera più efficace, forse l'unica in un certo senso, per incontrare Gesù. E la terza cosa da sottolineare, il Papa scrive in quella lettera: badate che a noi non serve un vago ricordo di quella cena, abbiamo bisogno di essere presenti a quella cena, di ascoltare la sua voce, mangiare il suo pane, bere il suo sangue. E conclude in modo efficacissimo: abbiamo bisogno di lui. Allora la messa in Cena Domini non è solo l'inizio della Settimana Santa, ma è quella cena. È vero che ogni Eucaristia è quella cena, ma il Giovedì Santo lo è in un modo ancora più forte. Bene, grazie Sua Eccellenza. Lei ha deciso, desiderato, possiamo utilizzare questo bellissimo verbo, questo bellissimo termine, di celebrare la sua prima messa in Cena Domini da Vescovo tra le celle del carcere di Altamura, che è un luogo, diciamo così, poco affatto convenzionale. Bene. E, ci vuole raccontare il motivo per cui ha scelto e desiderato, ecco, fare questa celebrazione in questo luogo sociale? Beh, intanto oggi non è più una cosa originale, nel senso, dopo Papa Francesco queste esperienze sono esperienze oramai che appartengono un po' alla caratterizzazione, no, di alcuni eventi ecclesiali importanti. Il Papa ci ha abituati a gesti di questo tipo. Ho scelto di celebrare la messa nel carcere perché appunto la cena di cui stiamo parlando, la messa in Cena Domini, in realtà compie un gesto che significa, cioè Gesù in quella cena compie un gesto, la lavanda dei piedi degli apostoli, che ha un significato simbolico, cioè significa tutto ciò che lui ha vissuto, tutta la sua vita e tutta la sua morte, passione, morte e risurrezione, tutto di lui è un servizio. Gesù aveva detto: non sono venuto per essere servito ma per servire, e lo ha fatto fino all'ultimissimo momento della sua esistenza, ha servito il prossimo. Allora anche noi sacerdoti, vescovi, proviamo anche attraverso questi gesti a dare risonanza a questa forza incredibile dei gesti del Signore, per ricordarci che dobbiamo servirci gli uni gli altri. Questo è l'annuncio sconvolgente del Vangelo: sono venuto per servire. Celebrare la messa in Cena Domini in un carcere è una delle possibilità concrete di mostrare questo legame inscindibile tra l'Eucaristia, il Vangelo e l'amore che Dio ha per ciascun uomo, anche per ciascuno di noi, e che noi dobbiamo provare anche a vivere e a donare agli altri. Bene, grazie. Un'ultima domanda. Don Oreste Benzi diceva che il carcerato è un bene che manca alla società. È qualcuno che è recluso ed è un amore che manca. Come questa espressione, secondo lei, si può collegare
al concetto di ecologia integrale che è così ben espresso nell'enciclica Laudato Si di Papa Francesco? In effetti non conosco bene il pensiero di Oreste Benzi nello specifico. Oreste Benzi, che ricordiamo naturalmente con immenso affetto e gratitudine per tutto quello che ha fatto proprio a servizio del prossimo. Ma il carcerato è una persona, anzitutto, no? Dobbiamo ricordarci di questo. Come lo è un ammalato, come lo è colui o colei che vive delle disabilità. Dobbiamo ricordarci che anzitutto è persona. Il carcerato è una persona che ha sbagliato, inciso, quando non ha sbagliato lo Stato a decidere la sua prigionia, perché purtroppo accade anche questo, ma diciamo, il carcerato è una persona che ha sbagliato. Allora che cosa manca alla società con riferimento al carcerato? Manca una persona che forse non è riuscita ad essere autenticamente e interamente se stessa, che non è riuscita a realizzare pienamente se stessa, secondo la vocazione di ognuno di noi, che è quella al bene, no? Alla pace, a costruire una società sana. Ogni persona che fa mancare il proprio contributo di civiltà, di lavoro, di solidarietà, bene, quella persona manca alla società. E l'ecologia integrale postula la priorità di far sì che l'uomo, ogni uomo, sia anzitutto se stesso, nella verità e nella libertà, e che ci sia l'impegno di tutti perché ogni uomo sia messo in condizione di esprimere se stesso, la propria bellezza, la propria creatività, la propria dignità, insieme e prima ancora che l'ambiente o l'economia o la politica. L'ecologia integrale è ecologia dell'interiorità dell'uomo. E ecologia nel riconoscimento e nella valorizzazione della dignità di ogni uomo, di ogni vita. Mi sembra che in quella enciclica, in alcuni passaggi, soprattutto nella lunga fase introduttiva, il Papa lo specifichi molto bene. Non dobbiamo dimenticarci che naturalmente l'uomo rimane il riferimento più forte della creazione, quindi da questo punto di vista non ci può essere ecologia integrale se non a partire dal cuore dell'uomo, dalla dignità dell'uomo. E intorno a questo tema principale, ovviamente, il risveglio di tutte le altre attenzioni, a tutte le altre dimensioni che sono la vita stessa, no? La natura, come dicevo, l'economia, la politica, tutto, veramente tutto che fa parte della nostra bellissima terra che ci ha regalato Dio. Grazie, grazie infinite. Noi la ringraziamo, la aspettiamo qui quando vuol venire a trovarci qui a San Giovanni Rotondo. Noi siamo lieti di accoglierla. Le auguriamo buona Pasqua e la ringraziamo di questi spunti che sicuramente aiuteranno noi e chi ci ha ascoltato a vivere meglio il Triduo Pasquale e questa cena così importante. Grazie, tanti auguri ancora. Grazie, auguri a voi, Santa Settimana Santa e magari vederci presto. Sì, grazie Sua Eccellenza. Eccoci ritornati insieme per parlare di un docufilm che sta facendo molto scalpore in questi giorni, è Food for Profit, il documentario di Giulia Innocenzi e Paolo D'Ambrosio, frutto di un'inchiesta, pensate, durata ben 5 anni, che mostra il collegamento fra industria della carne, lobby e potere politico. Scrive la sua ideatrice Giulia Innocenzi: come Europa destiniamo 400 miliardi di euro in 7 anni alla politica agricola comune, che dovrebbe aiutare gli agricoltori a sostenere il loro reddito. Tante volte però questi fondi vengono usati in maniera diversa. Ecco, parleremo di questo docufilm, di queste dinamiche, con Lorenzo Mineo, lobbista sotto copertura, infiltratosi al Parlamento europeo proprio per realizzare questo documentario. Buongiorno Lorenzo, ben trovato. Grazie, buongiorno a voi e chi ci ascolta. Grazie a te, grazie a voi, grazie a tutto il vostro team per aver realizzato
Questo docufilm sugli allevamenti intensivi ne parliamo perché è un tema strettamente legato a quello della sostenibilità. Lascerei a te, ecco, la possibilità di spiegarci il perché c'è questo link tra sostenibilità e allevamenti intensivi. Nel frattempo stiamo anche vedendo il trailer del docufilm che sta facendo tanto parlare di sé. Sì, grazie per darmi questa possibilità di spiegarlo. E, in effetti, gli allevamenti intensivi sono responsabili di una grossa fetta delle emissioni di gas serra a livello globale. E lo spiegano anche, per esempio, i dati ONU che dicono che si arriva fino ad oltre il 14% delle emissioni di gas serra che vengono da questo settore. E al di là della questione appunto emissioni inquinanti, che impatta direttamente sul problema del riscaldamento globale andando ad alzare le temperature, c'è sicuramente molto spesso, lo denuncia questo documentario, una devastazione del paesaggio, del patrimonio naturale di alcune aree, e quindi gli allevamenti intensivi sono un problema per l'ambiente e non solo, anche per la salute rispetto ai pericoli connessi a un consumo eccessivo di carne, e sono un problema anche per la distorsione del mercato e per l'economia, perché i prezzi della carne sono così bassi proprio per via della montagna di sussidi. Stiamo parlando del 20% del budget dell'Unione Europea, secondo i dati che riporta Greenpeace, che finisce proprio al settore degli allevamenti intensivi. Questo film tratta diversi temi che sono strettamente connessi tra di loro, tra questi c'è anche il maltrattamento degli animali. Ecco, faccio questa sottolineatura perché mi sembra poi una delle prove più evidenti della freddezza, della cinicità con cui l'uomo tante volte poi si approccia a quello che pure dovrebbe essere un settore produttivo strettamente collegato alla nostra salute. Quindi, ecco, un approccio più umano, il caso di dire, non sarebbe affatto da disdegnare. Invece il docufilm ci testimonia di come gli animali siano trattati in maniera brutale. Certo, effettivamente il problema della sofferenza animale è tra quelli al centro del documentario. Si pensi per esempio agli allevamenti dei suini, questo forse è il caso più emblematico, cioè per l'eccessiva vicinanza in cui sono costretti i suini negli allevamenti intensivi si arriva ad episodi addirittura di cannibalismo, dove si mangiano l'un l'altro la coda. Questi sono casi limite che sono anche delle violazioni delle regole europee, però quello che appare evidente è che la distribuzione di fondi agli allevamenti intensivi è così vasta che persino i controlli sul rispetto delle regole non sarebbero sufficienti. Quindi non può essere semplicemente il controllo la risposta a fermare il problema della sofferenza animale negli allevamenti intensivi, bisogna sradicare il problema e quindi dire basta ai sussidi pubblici agli allevamenti intensivi. Lorenzo, per quanto il docufilm sia una produzione indipendente, immagino che non sia stato affatto facile farsi degli amici facendo questo lavoro, tuttavia il docufilm è uno dei film più visti in Italia nelle ultime settimane. Quindi c'è da sperare che il popolo dei consumatori, che poi è l'anello che chiude questo cerchio, no? Possa, come dire, far tesoro di queste notizie per poter gestire meglio le proprie scelte di consumo. Certo, io credo che il film abbia almeno due spunti importanti. Uno che sta sul piano etico, e quindi ci sono tante riflessioni che invitano lo spettatore barra consumatore a rivedere la propria alimentazione, e per chi si sente pronto a passare a una dieta vegetale, per chi fa altri tipi di valutazione, sicuramente il film fa comprendere che è necessario quantomeno ridurre drasticamente il consumo di carne. Poi, oltre alla parte etica, c'è la parte politica.
con un movimento di iniziativa popolare che si chiama EUMANS, stiamo portando avanti una petizione per dire stop ai sussidi agli allevamenti intensivi. E lo ricordo, questa questione dei sussidi è quella che fa abbassare i prezzi. Oggi i prezzi della carne sono così bassi proprio per via dei sussidi, quindi dire stop ai sussidi sarebbe un modo per dire rendiamo i prezzi della carne più alti come dovrebbero essere e andare a colpire così il consumo a livello di massa. Ecco, noi abbiamo visto in questi giorni attraverso i social, i TG, le televisioni, il volto di Giulia Innocenzi su tutti, che si è fatta appunto promotrice di questo docufilm, però sicuramente il team, lo staff che ha curato questo docufilm è molto nutrito, tra questi ci sei anche tu, e spesso abbiamo evidenziato come c'è una parte della società che è molto più attenta a questi temi e sono proprio i giovani, quelli che, ahi noi, tante volte sono quelli più bistrattati, tante volte nei luoghi dove si prendono le decisioni importanti. Una riflessione su questo, ecco, anche sulle emozioni che hai vissuto e hai provato durante questo lavoro. Ma io credo che, intanto parto dall'ultima domanda, a livello personale, diciamolo pure, c'è stata un po' di strizza nell'andare a indossare una telecamera nascosta per fare degli incontri al Parlamento europeo, però sapere che stavo facendo questo per un obiettivo più grande, come l'uscita di questo documentario, e per fare un servizio di informazione e di conoscenza per tutti voi e mostrare quali sono i legami tra l'industria della carne e certi rappresentanti politici del Parlamento europeo e non solo, ecco, era un servizio di informazione così importante che mi ha fatto anche un po' superare la normale paura e lo stress per fare un'operazione del genere. E per i giovani sì, sono forse più sensibili quelli che di più si indignano nel vedere queste immagini e quindi ancora una volta il mio appello sul sito eumans.eu per poter conoscere la petizione è importante per trasformare anche l'indignazione che tanti giovani provano nel vedere questo film in iniziativa e proposta e quindi c'è qualcosa che possiamo fare per cambiare sistema. Un gesto concreto, tra l'altro, che non ci costerà sicuramente più di qualche minuto, per cui io in conclusione vi ringrazio per il lavoro che avete svolto, correndo anche dei rischi, ecco, provando anche paura, e come ci dicevi tu, e quindi un grazie davvero sentito. Vi facciamo i nostri complimenti, i nostri migliori auguri, speriamo, ecco, che tutto questo serva davvero a renderci cittadini e consumatori più consapevoli nel rispetto di quell'ambiente che poi è la nostra casa comune, per cui se tuteliamo bene l'ambiente che ci circonda, tutto sommato, stiamo tutelando noi stessi. Grazie, grazie Lorenzo e quindi buon proseguimento. Grazie a voi e buon proseguimento. Bene, noi anche oggi giungiamo alle battute finali della puntata settimanale di approfondimento sul mondo della sostenibilità, con la regola della sostenibilità da Francesco a Francesco. Devo fare una precisazione, è doverosa rispetto alla puntata della prossima settimana, che non ci sarà perché è lunedì di Pasquetta, per cui tiriamo un attimo il fiato, prendiamo un attimo di riposo, ma ci ritroveremo poi il lunedì successivo trattando sempre questi ed altri temi molto importanti per la salute del pianeta e la nostra salute. Quindi l'appuntamento è fra 2 lunedì, ne approfitto per augurarvi una buona settimana di Pasqua e farvi tanti cari auguri. A prestissimo.